Ed eccoci qua in un nuovo video. In questo video vi voglio far vedere come effettuare la lettura di classici resistori, o più comunemente chiamate anche resistenze. Come potete vedere, ho qui tre tipi di resistori. Il primo tipo, di colore celeste, è un resistore di precisione. Viene chiamato così in quanto rispetta più fedelmente il valore indicato. Poi abbiamo il classico resistore color sabbia con le varie bande colorate e poi abbiamo il resistore SMD che è questo piccolo sopra. Per tutti i tipi di resistori le dimensioni e i valori sono differenti. Per effettuare la lettura li possiamo avere scollegati come ce li ho io, o nel momento in cui li abbiamo su una scheda elettronica come questa, per effettuare la lettura dobbiamo sempre staccare il resistore che ci interessa, altrimenti la lettura non viene effettuata in maniera corretta. Qui si può vedere che parte da 400 ohm fino ad arrivare a 40 mega ohm. I resistori che ho scelto sono da 1 kΩ, quindi possiamo impostare il multimetro almeno su 4K nel mio caso. Altrimenti, se mettiamo su 400 ohm, essendo inferiore ad 1 K, la lettura non verrà effettuata. Andiamo a posizionare i due puntali sull'estremità del resistore e come potete vedere in questo caso sta segnando 0,995, che è quasi 1 K, manca pochissimo. Andiamo ad effettuare la lettura su quest'altro resistore, 0,974. 4, come si evince, è inferiore come valore. Siamo comunque molto vicini. Andiamo ad effettuare la lettura del resistore SMD. Quindi tutti e tre sono da 1 K, come avete visto variano di poco. Andiamo ad effettuare la lettura sul resistore collegato direttamente sulla scheda. Prima di effettuare la lettura dovete sempre staccare una delle due estremità del resistore da misurare. Quello che ho staccato è da 10 K, quindi spostiamo il selettore almeno su 40 K. Il valore deve sempre essere superiore al resistore che dobbiamo misurare. Come si può vedere, siamo più o meno su 10 K, manca pochissimo. Bene, spero che in questo video sia stato abbastanza esaustivo, che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è stato di vostro gradimento, lasciate un like qui sotto al video, basta cliccare sull'icona dal pollice in su. Se non siete iscritti al canale e vi piacciono i miei video, potete iscrivervi in maniera gratuita. Abilitate anche la campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta vado a caricare un nuovo video. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ad un prossimo video dal vostro Johnny Break. Ciao!